Buongiorno, oggi noi torniamo in Africa e ci torniamo parlando dell'Egitto, che è un'Africa un po' particolare perché è Africa, ma nello stesso tempo è anche Medio Oriente. Quindi è quasi uno snodo tra Medio Oriente ed Africa e direi anche in un forte dialogo con l'Occidente. Ma è un paese travagliato, è un paese molto travagliato, è un paese in una grande crisi, finanziaria, nonché economica. È un paese che sta mettendo i suoi oltre 100 milioni di abitanti in una crisi alimentare molto forte. È un paese che è stato messo in mano sostanzialmente ai militari, anche nella parte economica, e lo vedremo e ci spiegheremo su questo. È un paese però, qui bisogna dirlo, forte, perché è un paese che è amato e piace a tanti. Piace non perché l'Egitto piaccia in sé per sé, ma piace perché è in uno snodo anche geografico e geopolitico formidabile, perché è al confine praticamente con l'Islam, è islamico, è al confine con l'Islam più radicale e con l'Islam che conta, Arabia Saudita e il mondo sunnita. È nell'Africa, vicino al Corno d'Africa, che è una delle parti più, diciamo, più in evoluzione di tutto il mondo africano. E infine, non ultimo, è attaccato alla Libia, che è un problema per tutto il Mediterraneo. Quindi questo è un po' il quadro. Io partirei però da quello economico, perché altrimenti non riusciamo a capire bene quello che sta succedendo e anche le ragioni, come dire, di una presa di posizione del suo dittatore, chiamiamolo così, al-Sisi, di questi ultimi tempi, che cerca, come dire, di fronteggiare le critiche che gli vengono da tutti coloro che gli hanno prestato soldi sostanzialmente. Innanzitutto, l'Egitto ha un'economia di circa 364 miliardi di dollari, un 15% dell'Italia più o meno, per capirci. Però contestualmente ha 100 rotti milioni di abitanti. Quindi, come dire, ha un pro capite assolutamente basso. Potessimo fare un ranking dei paesi africani, direi che sta giungendo secondo, perché noi abbiamo da un lato molto forte la Nigeria, come voi sapete, l'affronteremo perché sta andando alle elezioni adesso, con 429 miliardi, poi c'è l'Egitto appunto con 364, sto leggendo, poi vi è il Sudafrica con 335 miliardi. E poi a seguire vi è l'Algeria con 147 e poi infine il Kenya con un centinaio. Questi sono i cinque paesi, diciamo, più forti d'Africa. Quindi l'Egitto si pone al secondo posto. Quindi uno dice bene, ma vediamo questi 364 miliardi come si suddividono all'interno della popolazione per capirci. Ebbene, se prendiamo il solito, quello che lo faccio sempre, 10% che ha la maggiore ricchezza perché ha qualcosa come il 50%, il 40% della popolazione ha il 35% e il 50% della popolazione ha soltanto il 15%. Quindi la faccio breve, vuol dire che quelli del 10% hanno un reddito medio annuale intorno ai 17.000 dollari, quindi vuol dire un 1.500 dollari, quelli più ricchi, al mese, mentre invece quelli più poveri, che sono però la metà, hanno un reddito annuale di 1.000 dollari e hanno un reddito mensile di 85 dollari. Allora, il primo punto è che il pound egiziano, che sarebbe la lira egiziana, sostanzialmente ha perso metà del suo valore negli ultimi 12 mesi e che c'è stata la terza svalutazione della lira. E se uno legge un po' di storie sull'Egitto in questo periodo, sono tutte quante legate a quel 50% della popolazione che non riesce neanche a comprare più il pane, che non riesce a comprare, cioè è un lusso comprare le uova. E quindi ovviamente vi è un grado, come dire, di tensione, ribellione, allarme che preoccupa un po' tutti quelli a cui piace l'Egitto di cui vi dirò, ma che nello stesso tempo preoccupa anche chi, in maniera molto forte, con un pugno assolutamente di ferro, conduce l'Egitto. L'inflazione è salita quasi del 26% a gennaio, quindi siamo un'inflazione che è due volte quella europea, per capirci, un po' due volte e mezza, ecco. Il debito praticamente è pari
debito con l'estero è pari a 170 miliardi su un PIL però di 350, quindi la metà praticamente. Cioè, quello che sembra che in Egitto non ci sia quasi più la classe media, perché questo 50% è andato talmente in basso che non ha più la possibilità di salire, e il 40% che normalmente viene considerato la classe media sta scendendo vorticosamente verso il basso. Che cosa è successo? Beh, è successa innanzitutto la pandemia, che ha colpito tutta quanta la regione, ovviamente, non tanto perché morivano di coronavirus, ma soprattutto perché il turismo praticamente si è bloccato. E l'Egitto, per l'Egitto, è una delle fonti principali, ovviamente, di introito. Dall'altro c'è la guerra in Ucraina. Il grano non gliel'hanno portato più, voi sapete che il grano arriva prevalentemente dall'Ucraina, loro erano il primo importatore di grano dell'Ucraina, hanno avuto una riduzione fortissima e quindi chiaramente i prezzi si sono alzati tantissimo. E poi si sono intrappolati in una specie di debiti continui con tutti, col Fondo Monetario con cui hanno appena concluso un round di 3 miliardi di dollari per adesso a dicembre, che stanno arrivando e che però li ha obbligati a una cura dimagrante di cui vi dirò subito dopo. E poi hanno fatto dei progetti assolutamente, come dire, grandiosi ma inutili. Hanno costruito la nuova Cairo, di fatto, però ci ha speso 45 miliardi di dollari per mettere, diciamo, tutto quello che erano i ministeri che si spargevano nella grande capitale, che è una capitale enorme. L'hanno portato in una città assolutamente nel deserto, vuota, dove adesso spiccano soltanto, come dire, dei grandi grattacieli in cui metteranno tutta la burocrazia. Hanno costruito un treno senza conducente. Oh, una cosa bellissima, eh? Solo che ci ha speso 23 miliardi. Poi Al-Sisi si è speso qualche miliardo per il suo nuovo palazzo di Lego di Ras El Tin ad Alessandria, dove ha messo dentro anche una stele di Ramses, cioè, come dire, sono io il prosecutore dei faraoni, sostanzialmente. Quindi dei disegni un po' magniloquenti, di grandiosità, che, come dire, stridono con la povertà che c'è in giro. E uno si dice, ma come si è arrivati a questa povertà? La causa sono i militari che posseggono tutta l'economia. Cioè, i militari non hanno soltanto, hanno stazioni di petrolio, fanno gli alimentari, fabbriche di cemento, hotel, trasporti, armi, ovviamente, in tutto lo snodo, che non è soltanto il proprio, in un certo senso. Quindi loro conducono praticamente il 65% dell'economia attiva, direi. E tutti i paesi sono un po' stufi di prestare. Loro prendono i soldi prevalentemente dall'Arabia Saudita, ovviamente, che è il loro partner maggiore, ma dal Bahrain, dagli Emirati, dagli Emiratini, dal Fondo Monetario, dall'America. E tutti gli hanno cominciato a dire, noi te li diamo, ma attenzione. E allora Al-Sisi ha fatto alcune promesse. E la prima promessa ha detto che lui ovviamente passerà al settore privato almeno un 30% di quel 65% che è occupato dai militari. Ce la farà? Punto di domanda, perché i militari hanno messo su Al-Sisi, ma chiaramente vogliono qualcosa indietro, ecco. Tutti quanti i paesi del Golfo e l'Arabia Saudita hanno posto anche loro le medesime condizioni. Tenete conto che gli hanno prestato fino adesso 100 miliardi di euro. Dall'altra parte però c'è le cose strane del mondo. Il Qatar, per esempio, sta investendo in Egitto, perché dice adesso è talmente cheap, come si dice in inglese, cioè a buon mercato, che hanno detto è meglio comprare qua. Quindi, come dire, è un paese altalenante tra potenza e crisi, in un certo senso. La storia la conoscete tutti dell'Egitto, una storia, adesso non vi faccio quella di 4.000 anni fa, che l'avete studiata alle elementari, ma quella recentissima, vede Nasser che si scontra con Israele, chiaramente perde nella guerra dei sei giorni, vede dopo Sadat che arriva, praticamente fa la pace patrocinata dall'America di Carter, che tra l'altro in questi giorni sta morendo, gli rivolgiamo un sereno saluto perché è stato uno dei presidenti meno amati dell'America, più longevi e senz'altro più attenti, diciamo, alla parte umanitaria in questi ultimi 40 anni che non è stato al potere. L'Egitto ha anche una storia che vede il cambio di alleanze. Nasser era legato alla Russia al tempo, ovviamente pian piano si viene, diciamo, passa in alleanza con gli Stati Uniti
fanno dell'Egitto l'epicentro, come dire, dello snodo tra Medio Oriente ed Africa. Arriva Mubarak, arrivano le primavere arabe, viene eletto Mohamed Morsi, che chiaramente è spinto dall'onda appunto della fratellanza musulmana, viene eletto normalmente, cerca di cambiare le regole, cerca di farle diventare più tra virgolette democratiche, cerca di fare un paese un po' più islamico radicale, se posso dire così. Ebbene, in questa situazione il mondo si preoccupa e Morsi rilancia una specie di riforma islamica complessiva, un colpo di Stato che viene attuato praticamente dai militari, lo sostituisce. Chi prendono? Prendono il suo ministro della difesa, che è al-Sisi, che è un giovane generale assolutamente, come dire, un po' fuori dalle lotte politiche, il quale comincia a prendere in mano prima da reggente e poi pian piano si fa eleggere presidente, ma di fatto col 98% diventa il dittatore dell'Egitto, e tutt'oggi è dittatore dell'Egitto. Quindi è un paese dittatoriale sostenuto dall'esercito e sostenuto dalla magistratura, che è collegata chiaramente sia all'esercito sia al potere esecutivo. Dicevo prima, a chi piace? Piace a tantissimi. Piace tantissimo perché è un player che gioca in quest'area, che è un'area difficilissima, perché collega praticamente l'Oceano Indiano attraverso il canale di Suez, lo lega al Mediterraneo e quindi all'Atlantico, e lì passa tutto. Nel canale di Suez passano un terzo dei traffici del mondo. Quindi piace l'America, come ho già detto prima, perché è un avamposto, è un dialogatore con tutto il mondo sunnita, è un dialogatore col mondo arabo. Piace ovviamente all'Europa, perché in tema di energia direi che questo fa da contraltare all'economia di prima, ma in tema di energia l'Egitto sta prendendo, come dire, uno spunto e una cavalcata, oserei dire, molto forte, perché sono stati scoperti, anche grazie a Leni, italiano, è stato scoperto una serie di giacimenti di gas nel mare che lo fanno diventare un potenziale hub energetico per l'Europa, e quindi tutta l'Europa è molto attenta all'evoluzione che l'energia del gas egiziano comporta. Tra l'altro vi è anche un progetto, come dire, di iniziare a preparare anche via cavi marittimi questa esportazione anche dell'elettricità stessa, e quindi può diventare non soltanto quello che rifornisce il Libano, la Libia, il Sudan, eccetera, ma anche l'Europa. Piace ovviamente all'Africa, perché è l'interlocutore del Corno d'Africa, collegandosi soprattutto al fatto che è in aperto contrasto a chi non piace, che sarebbe l'Etiopia, perché l'Etiopia ha lanciato la diga che viene soprannominata Gerd in inglese. Questa diga è la diga sul Nilo, rende più difficoltoso l'approvvigionamento di acqua sia per l'Egitto, che ha un bisogno estremo, come voi ben immaginate, essendo tutto deserto ed essendo solo il Nilo praticamente l'Egitto, e anche al Sudan. L'Egitto col Sudan cerca, come dire, di trovare la sua ragione per controbattere, se posso dire così, l'avventata, in un certo senso, costruzione della diga. Piace all'Italia. Piace alla Meloni anche, perché la Meloni ha lanciato pochi giorni fa questa idea di fare il piano Mattei, far diventare l'Africa, io sono d'accordissimo su questo, di far diventare l'Africa un hub, tra virgolette, per l'energia. Noi abbiamo l'Algeria che sta dando il gas, ha sostituito praticamente, sta sostituendo la Russia. Abbiamo bisogno anche del gas liquido che ci arriva dall'Egitto. Piace a tantissime aziende italiane. La Banca Intesa ha aperto in Egitto, Meyer Technic Monte è presente in Egitto, sto leggendo, Ansaldo Energia, Danieli, ovviamente Itar Airways, all'Italia per capirci, Cementir, Mapei, lo stesso Bonelli Erede, che è il più grosso studio di avvocati italiano, ha aperto al Cairo. Technip Italia, Leonardo ovviamente, perché è il nostro costruttore di armi prevalentemente. Insomma, le aziende italiane sono molto presenti lì. Non piace agli italiani, e questo è bene sottolinearlo, perché l'Egitto per noi vuol dire Regeni e vuol dire Zaki.
Cioè vuol dire quello che vi ho detto prima, vuol dire la presenza di una forza militare insidiosa, e, diciamo che tiene in mano le redini del governo, un dittatore molto forte che non vuole scontrarsi col suo esercito, perché quello che è accaduto a Giulio Regeni, di cui riconosciamo una storia, una morte terribile che gli ha fatto fare i servizi segreti egiziani, non riusciamo a portarli a processo. Non riusciamo a portarli a processo, anche se conosciamo perfettamente chi sono stati, dove sono, dove abitano. E la storia di Zaki la conoscete tutto, questo studente che ha studiato a Bologna, che chiaramente è una voce non contro, nel senso che è una voce che potrebbe essere contro la dittatura, che ha parlato liberamente e che è stato imprigionato e il cui processo definitivo continua a essere rimandato di 2 mesi in 2 mesi, mentre in ogni incontro che l'Italia ha da anni ormai con Al-Sisi, Al-Sisi promette che farà senz'altro qualcosa sia per Regeni sia per Zaki, ma qui tutti aspettiamo. Qual è il problema che noi avremo? Il problema è l'immigrazione. Perché con un paese che ha oltre 100 milioni di abitanti, di cui la metà ha 1000 dollari all'anno, 80 dollari al mese, e quindi qualcuno ne avrà 40, ed essendo un tiro di schioppo dall'Italia, voi non pensate che molta di questa gente penserà ad emigrare? Noi non possiamo bloccare questo tipo di emigrazione. È un'emigrazione da migrante economico, forse non sfuggono anche alla dittatura, che però non mi sembra il tema principale, ma senz'altro vorranno sfuggire alla fame. Sarebbe bene cominciare a pensare di pianificarla. E con questo io vi lascio e vi rimando al prossimo video, che sarà sulla Nigeria, perché tra un poco, cioè, ci saranno le elezioni del più grosso stato africano. A presto!